Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Tukens. Nel video di oggi amici inizieremo la campagna di Call of Duty World War 2. Come è stato per Call of Duty Infinite Warfare, amici, anche su questo COD ho l'intenzione, appunto, ho la voglia di portare la campagna di questo gioco. Questo gioco, appunto, da come dice il nome, World War 2, è ambientato sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi sui fatti storici, appunto, della guerra tra la Germania nazista, quindi di Hitler, e la Francia principalmente, diciamo in un primo momento, quindi la Francia, l'Inghilterra e in un secondo momento gli Stati Uniti. Quindi amici, vediamo cosa ci propone la campagna, quindi clicchiamo qua su campagna. Se sicuri di riuscire da multigiocatore, cioè dalla campagna, accettiamo amici. Quindi vediamo un secondo la campagna in cosa consiste. Just me and my guitar. Allora, 1 settembre 1939 inizia la seconda guerra mondiale. Più di 50 paesi vi prendono parte e 65 milioni di persone perdono la vita. Il conflitto più sanguinoso, beh, della storia dell'umanità, ovviamente. Allora, trasmissione radio. La macchina bellica di Hitler ha scatenato il suo feroce blitzkrieg sull'Europa occidentale, mettendola a dura prova. Nella nostra ora più buia dobbiamo trovare la forza per diventare il baluardo contro l'oppressione. L'invasione nazista sarà la nostra prova più dura. Ma con i nostri alleati dobbiamo affrontarla e superarla. Quindi amici, qui state vedendo appunto, come vedete, il Big Bang, il bombardamento appunto di Londra da parte della Luftwaffe, sì. La Luftwaffe mi sembra che si chiami appunto l'unità aerea tedesca, amici, non mi vorrei sbagliare. E questi siamo noi? Dovremmo essere noi, amici. No, non siamo noi. È lo sbarco in Normandia. Lo sbarco in Normandia. Cioè, amici, le immagini dovrebbero essere. Cioè, dalle immagini dovrebbe essere figa questa campagna, eh. Quale Ardenne, ovviamente tutte innevate, amici. Beh, diciamo come trailer della campagna ci sta, dai. Hanno fatto forse un bombardamento di Hiroshima, e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki. E devono mettere, però. Paul, è il 6 giugno 1944. Dovresti vedere che roba, fratello. Dobbiamo invadere una spiaggia francese di cui non so neppure il nome. Tutto questo Normandia? per liberare la Francia dai nazisti. L'attesa è stata sfiancante. Quindi amici, iniziamo così. Poi lui mi chiede l'orologio e io gli faccio: che cazzo te ne fai del mio orologio? Sei il capitano della cazzo di squadra di football, così Mi mi... sono fatto buoni amici in addestramento, tutti imbarcati con me. Ce la facciamo sotto, ma nessuno lo dà a vedere. La prima settimana di addestramento odiavo Ziusman, ma ora è il mio migliore amico. È un piantagrane. Se non ci fosse una guerra, sarebbe il primo a farne una. In più, mi servono tutte le dita se voglio scattare la foto dell'anno. Styles dice che una volta a casa diventerà un fotografo di life. Mi ricorda Clark Kent, solo che quando toglie gli occhiali, l'unica cosa che succede è che non vede più un cazzo. Bella questa. Aiello è il veterano. Il classico tipo che mamma avrebbe definito. Questa non mi sta spiegando un pochino tutto Rendiamolo la più truppa, interessante. l'equipaggiamento. Vediamo un secondo. San Michele, santo patrono dei soldati. È da Kasserin che mi salva il culo. Ziusman, 3 volte in 10 secondi. Ed è tutto tuo. Non lo so. No, oh, adesso te la fai sotto. Punto su Ziusman. Ok. Dai, puntiamo su Ziusman, vediamo un po' che Non fa. posso guardare. Guardate come si taglia tipo Dai il il dito, tempo eh. quando te lo dico. Dov'ero rimasto? Io e i ragazzi ci eravamo infilati in una partita a poker della squadra di football. Avevamo un sistema per segnalarci le carte di ogni giocatore. Il quarterback ci è rimasto di merda quando ho vinto tutto. Pronto? Ecco che succede a imbrogliare un Guardate come imbroglio. si taglia un dito, eh. Ora. Ecco, Ah no, ce l'ha fatta. Gioiello aveva affrontato molte battaglie. Mamma diceva non fidarsi degli ebrei. Non mi ha detto così stanotte. Ed era bigotto come pochi. A che serve uno stupido ciondolo? A te è servito.
Troverò di meglio. Vabbè, ah, inizia bene, vedrai. Amici, dai. Buona fortuna. Oh, con qualche battuta, 18, dai. Tardi. Dove corri, Clark Kent? Lascia fare a me, Daniels. Puoi stare tranquillo. Il briefing sta per iniziare. Che cazzo state facendo? Poi c'è il sergente Pearson, un vero simpatico. Vi credete tanto speciali, eh? I crocchi vi faranno il culo. No, non a noi, sergente. Può starne certo. Chiudi il becco, Zeusman. Con me. Andiamo, andiamo con Pearson. Visto il sergente di ferro, dai. Spacciata. Qualunque cosa accada, stammi vicino. Prima la Normandia, poi il Reno. E poi conquistiamo tutta la Francia, dai. Quindi, amici, io sono Daniels, a quanto pare. Oggi, con i nostri alleati, diamo inizio a un'operazione della massima importanza. Stabilire una testa di ponte in Normandia e respingere la dilagante invasione tedesca che terrorizza l'Europa da 4 anni. Noi siamo l'unica cosa che separa il mondo dalla... Sì, amici, infatti... Questo è vero. Non è solo un'occasione di diventare degli eroi per tutta la vita. Se vinciamo, il nostro trionfo resterà scolpito nei cuori e nelle menti di tutto il mondo per innumerevoli generazioni. Sto parlando di gloria, signori. Vera gloria. Il colonnello Davis ha fatto... Questo è vero, amici, perché... Mi ha ricordato... Perché, diciamo, ha studiato la Seconda Guerra Mondiale. Sa bene che la guerra è stata vinta cioè la Germania ha perso la guerra perché l'Inghilterra, perché diciamo la Germania non ha attaccato l'Inghilterra, o meglio l'ha attaccata, infatti da come avete visto i bombardamenti di Londra e tutto, però a un certo punto si è fermata la Germania, non ha attaccato più l'Inghilterra, concentrandosi sulla Russia. Quindi si è concentrata sulla Russia pensando che l'Inghilterra fosse ormai sconfitta, l'Inghilterra ha ripreso forza e ha contrattaccato la Germania, ha fatto lo sbarco in Normandia, ha ripreso i territori della Francia, la Germania e poi gli è iniziata, diciamo, tutta la sconfitta della, appunto, della Germania. Quindi noi ci chiamiamo Daniels. Ora o mai più. Ehi, magari avessi qualcuno ad attendermi. Aspetta di arrivare a Parigi. I tedeschi? Dai, però iniziamo, dai. Non fermatevi in spiaggia. Dovete avanzare. E certo, non ci fermiamo in spiaggia. Fate passi e ben distanziati. Fate come vi è stato insegnato e ve la caverete. Io, amici, ho messo difficoltà soldato. Sempre e comunque. Quindi alla fine è anche abbastanza semplice. Quindi il D-Day. Costa la Normandia. Hanno già bombardato le spiagge, vero? Hai paura, soldato? No, signore. No, signore. Invece dovresti. Sì. Peccato che loro ti attendono sulle scogliere con i mitraglioni. Daniel, sei da accendere? Certo. Eccolo, bella. Ti accende un proiettile, quindi checkpoint è raggiunto, amici, quindi se creviamo, se schiattiamo torniamo da qua, da questo checkpoint. Allora, vediamo un secondo, va. Quindi noi siamo gli inglesi, dobbiamo sbarcare, dobbiamo far fuori un pochino di questi tedeschi. Dobbiamo annullare tutto. No, la missione continua. Portaci dentro. Siamo fuori posizione. Non vedo i segnali. Hai sentito il tenente? Avanti tutta. E per forza, ormai ci stiamo. Vai. Porca puttana! 200 metri! Dai, ci stiamo, ci stiamo. 20 secondi! Stesso piano, andate alla barriera. Speriamo di arrivarci, dai. Filo spinato, subito. Tutti pronti! Andiamo, andiamo, siamo arrivati, dai. Ci siamo! Sbarchiamo. Qui siamo scoperti! È un ordine, cazzo, giù la rampa! Vai, vai. Vai, poi ci spiantiamo. Vabbè. Ovviamente inizia sempre così, amici, che fanno fuori tutti i nostri compagni. E qualcuno ci rialza? No? Niente, ci rialziamo da soli. Ma voi, amici, immaginate che cioè, queste cose sono successe veramente. Cioè,
Veramente la gente si sparava così. Proviamo, va. Cerchiamo amici qua. Allora, seguiamo un posto sventurato. Niente, no? Bravo. Prendi il Bangalore e vai alla barriera. Dobbiamo aprirci un barco fino ai... Che è il Bangalore? Daniel, sei addestrato per questo. Sì. Prendi quel siluro. C'era un tizio sulla nostra sinistra che era stato più tipo gambizzato. Mi dispiace. Puoi farcela. Signor sì. Ah, il Bangalore quindi è tipo un fumogeno, un segnale, una cosa del genere, penso che sia. Sì. Comunque amici, rispetto a Infinite Warfare, questa campagna mi sembra molto più sanguinosa, molto più cruenta, cioè molto più... Sì, ecco, mi stanno per ammazzare. Mi sembra molto più sangue, molto più tosta. Avanziamo qua, vai, aspettate amici, qua veramente sembra di stare tipo in... Cioè stiamo in guerra nel gioco, però veramente tipo di... Si sparano per ogni 2x3 qua. Vediamo un secondo, speriamo di non schiattà. E... No, ecco, sono morto. Sì, trovo un riparo per sopravvivere. Lo stavo cercando, amici. Il riparo. Allora, qua, ok. Ah, ok, quindi quando ricarica... Ci dobbiamo avvicinare. Aspetta, basso. Ok, dai, ok, ci sto, amici. Sono ancora vivo. Per questa volta sono ancora vivo. Però non mi recupera l'energia. Maledizione. Andiamo di qua. Sei ferito, mettiti al riparo. Lo so, però non... Un medico? No, stanno sparando. Ma io vado alla barriera, io vado incontro alla morte, che è diverso qua, cioè. Allora, la barriera, amici, dovrebbe essere sulla sinistra. C'è la freccia quella. Ok, oddio, ce l'ho fatta. Ok, ce l'ho fatta. Usa il siluro, ti copriamo. Sono morto una volta solo, amici, va bene. Una volta passati, puntiamo dritti ai bunker. E dai, puntiamo ai bunker, dai. Vai. Dai, sono Daniel. Ci siamo quasi. Aspetta, che devo fare? Allinea l'indicato di quel cerchio. Puntamento, non capisco. Ah, ok. Fuoco alle polveri! Vai. Quindi il primo step l'abbiamo fatto, penso, dai. Forza. Vai Daniels, manda avanti gli altri, vai Daniels, grande. Ah, questi sono tedeschi, maledetti, dai. Carichiamo. Stanno sparando da là, ma come... Aspettate. Ok, siamo nella trincea, però abbiamo pochissima vita. Facciamo fuori anche questo, dai. Ma un medico? Tu no, sei il nostro alleato. Oddio, amici, è tosta, eh. Qua non recuperiamo vita. Oppure non so, un medikit. Non so. Hai una brutta ferita, tieni, usa questo. Bella, grande. Grazie. Utilizziamo il kit medico, dai. Buono. Andiamo avanti, dai. Faccio fuori qualche tedescuccio, dai. Bene, ci siamo. Tutti i tedeschi qua. Non è semplice, amici, eh. Non è semplice. Cioè, oddio, mi trovo forse un pochino meglio. Guardandomi tipo la campagna di Infinite Warfare, mi trovo un pochino meglio qua. Dai, qua il kit medico. Oddio, qua quei cosi. Ma dove dobbiamo andare? Per di qua, sì. Quelle mitragliatrici ci impediscono di avanzare. Vai uno. Questo qua sopra. No, una granata. No. Aspetta, kit medico. Amici, è tosta. Pensavo fosse più semplice. Dai. Tu vai giù. Vai giù pure tu. Tu hai 21 colpi. Abilità di squadra, elimina i nemici per ottenere abilità di squadra. Sto cercando di eliminare i nemici, amici. Andiamo avanti, vai. Oh, copriamoci. Non si può salvare, mi sa di no. E da qua non si può entrare. Minchia, questo è in testa, l'hanno preso, non è morto. Via. E
amici, è tosto, cioè. Ah, no, tedeschi, che fai? Dai, spagatevi però, su. Non mi serve un'arma. Va, via. Cambiamola subito. Utilizziamo il medikit. E andiamo, dai. Daniels, avanza insieme a Zeusman e neutralizzate quei Dai, andiamo Zeusman. Qua, dai, neutralizziamo il bunker. Questo che è un colpo, è un colpo. Il cavolo. Sì, è un colpo, ma non è preciso. Vai, granata, vai, vai. Vesi in faccia. Ma che fumogene, in faccia una sottirata. Vai. Sono trincerati, sì, dai. Vai. Bella, vai, andiamo avanti. Su qua, dai, che fai, mi intralci. Maledetto. No, volevo, e dai, di là pure. Vai, di qua a sinistra, bello. Vai, gambizziamoli, vai. Cambiamo sempre arma qua. Vai tutti, vai, una pressa all'altro, dai. Però è lenta questa di caricare. Ce l'ho anch'io il kit medico per me, non ti preoccupa, dai. Quindi bunker neutralizzato 1 di 5, amici, e dobbiamo neutralizzare altri 5. Quindi, amici, direi che per questa prima parte di campagna può finire qua. Ovviamente diciamo, non è stata tanto giocata, vi ho fatto vedere un pochino di filmato, anche perché secondo me il filmato rappresenta tutto ciò che è stata la seconda guerra mondiale. Come ho detto, diciamo, anche nel trailer, diciamo, noi stiamo facendo adesso lo sbarco della Normandia, quindi stiamo impersonalizzando un soldato appunto inglese che sta cercando di salvare l'Europa dal dominio tedesco. Quindi amici, come detto, per questo primo episodio della campagna di Call of Duty World War 2 può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, amici, per farmi sapere, lasciate anche un commento facendomi sapere se anche voi fate la campagna ogni volta che esce un Call of Duty nuovo, se vi piace appunto seguire una campagna. Inoltre, amici, vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere il proseguo della campagna e di tutti i video che vorrò appunto, che quotidianamente porterò sul mio canale per quanto riguarda questo grandissimo gioco. Io, amici, ho visto che questo gioco dà tantissima possibilità di poter sbagliare appunto, diciamo, a noi creatori di video. Darà tantissima, diciamo, ha tanta carne al fuoco, quindi avremo tanta possibilità di sbizzarrirci con molti video. Vi invito a iscrivervi al canale per non perdere il proseguo della campagna di Call of Duty World War 2 e vi ricordo che in descrizione lascio il link della mia pagina Facebook, iscrivetevi anche lì, così quando vorrò fare, diciamo, dei video insieme a voi iscritti, a voi fan, so come potervi contattare. Quindi amici, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto e lasciate un like, commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella!